Il programma di ristrutturazione di Embracer Group ha tagliato ben 900 posti di lavoro al 30 settembre 2023, ovvero il 5% della forza lavoro complessiva del gruppo. In più, interi studi come Volition sono stati chiusi e diversi progetti cancellati. La ristrutturazione si è quindi resa necessaria in seguito al mancato accordo con il Savvy Group del principe saudita Bin Salman per investimenti pari a 2 miliardi di dollari. Ma al di là delle motivazioni specifiche, continua la crisi latente del mercato dei videogiochi di cui vi abbiamo già parlato più volte in questo spazio, e i licenziamenti di Embracer non sono infatti i soli ad aver colpito l'industria negli ultimi mesi. Anzi, si sono diffusi a macchia d'olio anche in realtà considerate molto solide come PlayStation, dove Bungie è stata costretta a mandare a casa diverse persone legate a Destiny 2. Inoltre, nelle scorse settimane, Sega, come ricorderete, ha iniziato una serie di tagli concentrati sul team Creative Assembly e Unity è pronta ad altri tagli al personale nonostante abbia già licenziato 900 persone quest'anno. In tutto ciò anche Amazon è entrata nel team. Infatti oltre 180 persone sono state licenziate dal reparto dedicato ai videogiochi. E in questi licenziamenti è inclusa la totalità di Crown Channel, un canale Twitch sostenuto da Amazon, e Game Growth, un team che era nato proprio con l'obiettivo di rifocalizzare gli sforzi legati a Prime Gaming. Crown Channel è stato tra l'altro un tentativo della compagnia di creare una sinergia tra Amazon e Twitch, ovvero la piattaforma di live streaming di cui Amazon è proprietaria dal 2014. Ma pur riuscendo a organizzare eventi elaborati con la partecipazione di innumerevoli star dello streaming e di occasionali celebrità mainstream, il canale non è mai riuscito ad affermarsi. E come se non bastasse, all'inizio di quest'anno un rapporto di Bloomberg ha rivelato che il numero di spettatori del canale è stato gonfiato in modo artificiale. Chiaramente poi i risultati non sono arrivati e Amazon ha deciso che non vi era più spazio per questa iniziativa. Ad ogni modo pare però che i licenziamenti non abbiano colpito i team di sviluppo di videogiochi di proprietà di Amazon. A proposito di Sega, il Chief Operating Officer Shuji Utsumi è intervenuto a smentire un'imminente acquisizione della compagnia da parte di Microsoft. La voce era infatti diventata più insistente a seguito della presentazione di documenti ufficiali durante il processo per l'acquisizione di Activision Blizzard, e Utsumi ha quindi completamente respinto l'idea che Sega Sammy Corporation pensasse di vendere il ramo d'azienda relativo a Sega. «Molte aziende sono interessate e ci sentiamo onorati», ha dichiarato il dirigente a CNBC, che poi ha evidenziato che Sega IP attraenti tanto potenziale e soprattutto un proprietario forte che a quanto pare non è interessato a vendere. Il 14 novembre si è tenuto un nuovo Nintendo Indie World, ovvero il periodico evento che la casa di Kyoto utilizza per mostrare nuovi titoli indipendenti in uscita su Nintendo Switch. E l'attenzione, manco a dirlo, era tutta incentrata su un annuncio relativo a Hollow Knight Silksong. Ma come accade ormai da qualche anno a questa parte, i fan del gioco di Team Cherry sono rimasti delusi anche stavolta. È andata meglio invece a chi chiedeva un nuovo capitolo di Shantae. Infatti Shantae Advance Risky Revolution è stato presentato da WayForward Technologies con un nuovo trailer e alcuni dettagli, fra cui la finestra di uscita fissata al 2024 su Nintendo Switch. Si tratta però di un episodio perduto, disegnato per Game Boy Advance e tornato in sviluppo solo dopo 20 anni per approdare su Switch, offrendo livelli dotati di diversi piani di profondità, le meccaniche platform che ben conosciamo e un versus mode per 4 giocatori. Memorable Games, lo studio di sviluppo italiano in precedenza conosciuto come Mixed Bag SRL, ha invece presentato On Your Tail con un nuovo trailer di gameplay che ha mostrato qualcosa in più della struttura e le particolari ambientazioni di questa interessante avventura con elementi investigativi in uscita nel 2024. È stato poi annunciato come esclusiva console Switch Blade Chimera, un gioco d'azione in 2D che ci porta in un'Osaka del futuro divenuta poi un mondo cyberpunk distopico nel quale un gruppo chiamato Chiesa della Comunione viene incaricato con la protezione della città dagli attacchi dei demoni. A conferma dei rumor, anche Outer Wilds ha ottenuto una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch. Verrà infatti venduto dal 7 dicembre con l'Archaeologist Edition. Così come Planet of Lana, titolo uscito inizialmente solo su Xbox Game Pass e che arriverà sempre nella primavera del 2024 anche su PS4 e PS5 oltre che su Switch. Altri video hanno invece riguardato l'avventura mineraria in stile sandbox Core Keeper, Howl, titolo tattico a turni già disponibile su Nintendo Switch e accompagnato da una demo gratuita, l'uscita di The Star Named Dios nella primavera 2024 e quella immediata del roguelike deck builder Backpack Hero. È stato inoltre mostrato il platform 2.5D e Island Song di Inkle in arrivo su Nintendo Switch dal 5 dicembre e Moonstone Island, simulatore di vita a base di carte, dungeon e creature in uscita su Switch nella primavera del 2024 come esclusiva temporale console.
troviamo inoltre Death Trick Double Blind, visual novel investigativa non lineare in uscita nel 2024, e la pubblicazione immediata di Enjoy the Diner, una misteriosa avventura narrativa con elementi punta e clicca e di Passepartout 2 The Lost Artist, ovvero un'avventura artistica in cui i giocatori esplorano l'affascinante città di Phoenix mentre creano e vendono opere d'arte. Ma non solo, c'era infatti anche Heavenly Bodies, un puzzle game basato sulla fisica in arrivo su Nintendo Switch a febbraio 2024, e The Gecko Gods, un rilassante platform che ha come protagonista un minuscolo gecko in arrivo su Nintendo Switch nella primavera 2024. C'era inoltre Urban Myths Dissolution Center, ovvero un'avventura in cui i giocatori sono incaricati di indagare su maledizioni, case infestate e altre leggende urbane in arrivo sempre nel 2024. E infine Braid Anniversary Edition, una versione rimasterizzata del platform in arrivo su Nintendo Switch il 30 aprile 2024. Bene, ma chiudiamo con un aggiornamento veloce sulla nuova stagione della serie HBO The Last of Us. In base a quanto riferito da Max Blitz, le riprese della stagione 2 inizieranno il 7 gennaio 2024 a Vancouver, in Canada. E per quanto riguarda invece l'arrivo in streaming, viene confermato che avverrà solo nel 2025. Non c'è ancora quindi una data precisa, ma HBO avrebbe comunque intenzione di pubblicare la nuova stagione all'inizio del 2025. I nuovi episodi riprenderanno ovviamente la storia con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel Miller e di Ellie Williams, con l'autore Craig Mazin a confermare che la storia proseguirà quasi sicuramente oltre la stagione 2. Ma non è tutto, stando infatti al giornalista Jeff Snyder, ritenuto sempre molto attendibile nell'ambito televisivo e cinematografico, HBO sarebbe in trattativa con l'attrice Caitlin Dever per il ruolo di Abby. Dever è un'attrice statunitense già nota nell'ambito di film e serie TV, e in particolare per aver recitato in Unbelievable, La rivincita delle sfigate, Short Term 12 e L'uomo di casa. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto due candidature ai Golden Globe e un premio all'Emmy. Ad ogni modo, Jeff Snyder precisa che HBO e Dever sono ancora in fase di trattativa, ma le fonti del giornalista affermano che comunque l'attrice è vicinissima a ottenere il ruolo anche grazie alla sua interpretazione di alto livello nel film Nessuno ti salverà, pubblicato quest'anno. Insomma, le probabilità che Caitlin Dever interpreti Abby nella seconda stagione di The Last of Us sembrano decisamente elevate. Voi la vedreste bene nel ruolo? Diteci la vostra nei commenti, mentre a video trovate alcuni suggerimenti interessanti. Ricordate anche di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere. Alla prossima!